appunto come tradizione iniziamo con un collegamento importante questa sera, davvero da sottolineare, perché non si è ancora spenta l'eco per il disastro della nazionale, mentre siamo vicini alla ripresa del campionato, che riprenderà con il derby d'Italia con Juventus-Inter, mentre il Milan capolista aspetterà i risultati delle rivali, Napoli compreso, che gioca a Bergamo, per vedere se è il caso o meno di allungare in classifica. Abbiamo dunque bisogno davvero di, come dire, un grande del calcio italiano. E allora chi meglio di Fulvio Collovati, che non ha certamente bisogno di presentazioni, che è in collegamento con noi di Contropiede, e di questo davvero lo ringrazio di cuore. Buonasera Fulvio, benvenuto. Buonasera. Qui. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Buonasera. Grazie. Allora, Fulvio, ti chiedo subito, da campione del mondo, quest'anno ci sarà il quarantennale della straordinaria impresa tua e dei tuoi compagni con Berzot allenatore. Che cosa provi in questi giorni dopo il disastro della nazionale italiana, che ha fatto seguito a quello che è accaduto 4 anni fa con Ventura e i suoi ragazzi? La sensazione è che il calcio italiano stia attraversando davvero un momento molto molto difficile, ben lontano dai tuoi tempi, Fulvio. Beh, direi di sì. Cosa provo? Provo, dal punto di vista calcistico, chiaramente un po' di sconforto, perché provo a immaginare, sono due mondiali di fila a cui non parteciperemo, per cui è una disfatta, un'umiliazione, una vergogna dal punto di vista sportivo, chiaramente. Io in questi giorni ne ho sentite di tutti i colori, ho sentito parlare di Corea, chiaramente per i più anziani si ricorderanno la sconfitta con la Corea ai mondiali, mi pare del 64, mi pare, del 60, adesso 66. Non 66, bravissimo, ho sbagliato tutte e due le date. Allora, del 66, la mancata qualificazione di come si chiama, di Ventura, questa, se mi consenti, è più umiliante. È più umiliante, sì, per un semplice motivo, perché meno male in Corea il mondiale c'eri, e con Ventura era una nazionale che in fondo è stata eliminata dalla Svezia, che tutto sommato, tutto rispetto, è una nazionale che adesso non sarà presente ai mondiali, però è una nazionale di tutto rispetto. La Macedonia, tieni presente che, non so, è all'incirca al 70° posto nel ranking UEFA, ranking FIFA, per cui è stata una sconfitta inaspettata, anche se siamo campioni d'Europa esattamente 6 mesi fa, però per come è avvenuta, ed è un po' l'identificazione, quello che hai detto tu, del momento attuale del calcio italiano, che dove nelle prime 8 della Champions League non c'è una squadra italiana, dove facciamo fatica quando affrontiamo le competizioni europee, facciamo molta fatica con le squadre, e poi è un campionato incerto, vedi, un campionato, anche il segnale che non è un campionato dominato dall'Inter, dominato dalla Juve, dominato dal Milan, dominato dal Napoli. C'è molta incertezza, cioè ci sono 4 squadre, più o meno, è chiaro che c'è qualche favorita in più, però più o meno sono sullo stesso piano. Questo significa che c'è un livellamento verso il basso, secondo me, verso il basso. La cosa che mi rattrista di più, e concludo, è che sono passati 5 anni dalla famosa eliminazione del 2017 e si era parlato di rifondazione, del calcio italiano a livello giovanile, così sono passati 5 anni e non abbiamo fatto nulla, e ho la vaga impressione che passeranno altri 5 e non faremo nulla nemmeno in questi 5, perché siamo bravi a parlare ma non ad agire. Fatto sta che non si è dimesso nessuno. Nessuno, non mi riferisco a Mancini, che in fondo è campione d'Europa, ha fatto il suo lavoro, ma delle istituzioni, delle federazioni, non si è dimesso, nessuno ha chiesto scusa agli italiani, non si è dimesso nessuno. È vero, oggi ci sono stati i sorteggi, un momento ancora, se vogliamo, di dolore per gli appassionati di calcio italiano, per chi tifa,
per la nazionale, vedere appunto, ecco qui non li andiamo a leggere naturalmente, ma il Portogallo che se l'Italia avesse vinto, insomma, avrebbe preso il posto della formazione di Ronaldo, affronterà il Ghana, l'Uruguay e la Corea del Sud, ma non li leggiamo neanche perché aumenta ancora il rammarico, a novembre ci saranno i mondiali e l'Italia non parteciperà. E lo dico ai miei telespettatori al mio fianco nel riquadro, signori, c'è qualcuno che ha scritto la storia del calcio italiano, quella nazionale ce la ricordiamo tutti, con Zoffi in porta, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, il povero Scirea che non c'è più, Bruno Conti, Tardelli, Rossi, grande Rossi che è scomparso poco fa, Antonioni, Graziani, poi Altobelli. Signori, questi erano i calciatori dell'Italia. Oggi ho la sensazione, perdonatemi se sbaglio, che insomma il livello sia sceso notevolmente, ma è una mia sensazione oppure anche la tua, la vostra. Voi avete una chat, voi dell'82, che vi siete scritti, cosa vi siete detti? Dopo aver visto quel che è successo a Palermo contro la Macedonia. Ma noi abbiamo una chat, brava, hai detto una cosa giusta, noi abbiamo una chat semplicemente chiamata Campione del Mondo dell'82, poi è chiaro che c'è chi abita a Roma, Milano, Napoli, Firenze, per cui ci sentiamo vivi, perché siccome non siamo più ragazzini, parliamoci chiaro, ci sentiamo vivi con questa chat, nel senso che tutte le mattine, insomma, se qualcuno ha qualcosa da dire, da postare la posta, qualcuno risponde, qualcun altro no. È chiaro che c'è stato, dopo questa eliminazione, c'è stata così un po' di come posso dire, di incredulità, sì, scusami, nel senso che era una, sai, un conto se perdevi col Portogallo, ci sta, cioè questo è un campionato in cui ha messo di fronte, poteva mettere di fronte una squadra campione d'Europa contro Cristiano Ronaldo e magari poteva anche starci che tu andavi a casa, ma contro la Macedonia, capisci che non è comprensibile, è quello che il popolo italiano non riesce a rendersi conto. Tu hai parlato dell'82, ma io vorrei parlare anche di un'epoca più recente, io anche il 2006, parliamo del 2006, quella è una nazionale, tra l'altro io ho avuto modo di stare un mese in Germania quando è stato vinto il mondiale del 2006, ma certo. Nazionale che aveva Pirlo, aveva Totti, aveva Del Piero, aveva Inzaghi, aveva De Rossi, aveva Gattuso, cioè aveva giocatori straordinari, aveva Nesta, Cannavaro, cioè ti rendi conto che il livello è sceso, sai perché? Senza nulla togliere a questi di adesso, ci mancherebbe. Perché? Perché ormai se tu devi far giocare delle punte devi ricorrere al Sassuolo, perché nel Milan, nell'Inter, nella Juve così sono tutti stranieri. Io non ce l'ho con gli stranieri, ma non, ci mancherebbe altro, ormai non puoi più tornare indietro. Ma non c'è più, come posso dire, a livello giovanile, la cultura del settore giovanile nella ricerca dei prodotti italiani. Ormai ci si affida ai procuratori, la fiducia ai procuratori. È chiaro che io non ho mai visto un procuratore parlare male di un suo assistito. Per cui invece di andare a vederli, i giocatori comprano a scatola chiusa. Ed è una cosa estremamente sbagliata. Senti Fulvio, qualcosa sul campionato che sta per riprende con il derby d'Italia, come ho detto, finì nel 67 il grandissimo Gianni Brera. Ricordo ai più giovani che Collovati ha giocato sia con il Milan ma anche con l'Inter, il Milan in testa alla classifica, l'Inter invece sta cedendo un po' il passo ultimamente. Come finirà il derby d'Italia e come finirà il campionato? Chi lo vincerà? Ma tifi per qualche squadra, Fulvio? No, io poi, tu lo sai, io da bambino tifavo Milan, poi però è chiaro che quando giochi, io ho giocato Milan, Inter, Roma, Genoa, Udinese, disperdi un po', poi soprattutto quando poi commenti in televisione, io non faccio il tifoso, io cerco di essere obiettivo, faccio il commentatore, commento ciò che vedo, qualcuno mi dice... Ah, ma sei diventato anti-interista perché parli male dell'Inter. Ma l'Inter ha fatto 7 punti nelle ultime 7 gare. Non puoi esprimerti in modo positivo. Certo. Ne parli bene quando l'Inter, come l'anno scorso, vince lo scudetto. In questo momento penso che un leggero vantaggio rispetto alle altre, per via del calendario, per via dei punti in classifica, ce l'abbia il Milan. La realtà è questa. Il Milan ha 3 punti
di vantaggio su Napoli e sei sull'Inter, l'Inter deve recuperare una partita, potenzialmente potrebbe andare a 3 punti, ma il problema è che già, da come hai detto tu, già da quest'ultima giornata, quella giornata che avverrà, ci saranno 2 scontri diretti, Juventus-Inter e Atalanta-Napoli. Allora, da questi 2 scontri diretti, secondo me, già si capirà, anche se mancheranno 7 giornate, ma prova a immaginare un Napoli Certo. sconfitto, un Napoli sconfitto, un Milan che gioca addirittura di lunedì, perché il calendario vuole così, un Milan che gioca il giorno dopo. Significa che il Milan potrebbe andare potenzialmente a 6 punti. È chiaro che il campionato non è finito, però il Milan a quel punto diventerebbe favorito, capisci? Per cui attendiamo con ansia queste due Partite. partite. Juventus-Inter sarà una partita non scontata, perché il derby d'Italia, tu lo sai, è una partita sempre molto... Io sai quanti derby d'Italia ho giocato, sono sempre molto accesa, è molto sentita, molte polemiche, tanti... ti ricordi il mancato rigore Come no? su Ronaldo, polemiche da parte dei tifosi interisti, insomma è sempre stata una partita molto accesa, molto sentita. È una Juve un po' leggermente in affanno rispetto agli altri anni, non per niente quarta in classifica, però non è un Inter che sta benissimo, parliamoci chiaro, Certo, perché ha certo. alcuni giocatori come Barella in primis, come De Vrij, che non si sa già gioca, lo stesso Brozovic, che sono leggermente in calo di condizione. Senti Fulvio, Mitico Channel è una web TV, va in tutto il mondo, ma trasmette da Foggia. Il Foggia, come ben sai, è allenato da Zeman, si sta riprendendo, è settimo in classifica, potenzialmente sesto. Che ricordi hai del Foggia? Perché tu l'hai Meravigliosi. affrontato, che tu l'hai affrontato, è dello Zaccaria, il nostro. Io ho dei ricordi meravigliosi perché è stata, fai conto che è stata una delle primissime, c'era Pippo Marchioro, non so se te lo ricordi, Certo, allenatore come del no, Milan. come Sto no. parlando del 1976, Certo. per Ha cui sto allenato anche il parlando di Foggia. allenato anche il Foggia, sto parlando del 1976, per cui 46 anni fa, pensa, 46 anni fa, avevo 18-19 anni e mi feci giocare lo Zaccaria a Foggia, e mi ricordo il mitico Piraccini che era il Come capitano, no, Pirazzini, Gianni, che salutiamo perché spesso ci segue, quindi Gianni lo sa. Piraccini, che lo saluto, era il condottiero, il capitano, il leader di questa squadra. Mi ricordo lo stadio perché, sai, era una delle prime partite che facevo, per cui non puoi non Sì, ricordarti sì, sì, quasi gli sì. esordi. Non era stato l'esordio, ma quasi gli esordi. E mi ricordo che fu un Foggia che ci mise in difficoltà, ci mise molto in difficoltà. Non era un gran Milan quello lì, devo dire la verità, ma ci mise in difficoltà. E poi ricordo gli anni successivi, il Foggia del Tridente, no? Il Foggia No? come si chiama Baiano, l'equipo Signori e vecchio? Rambaudi. Baiano, Signori e Rambaudi, che tieni presente con Rambo Rambaudi, sono tuttora amico perché parliamo del Napoli, facciamo una call, Trasmissione, una sì. Sì. trasmissione parlando di Napoli, e lui parla sempre, chiaramente molto legato a Zeman, è molto legato Certo, a certo. quel Tridente e soprattutto a quegli anni meravigliosi del Foggia. Io mi auguro che il Foggia ritorni nel grande calcio, perché se lo merita, perché ha dei tifosi molto passionali ed è una piazza che chiaramente ricordo sempre con grande affetto. Senti, per concludere. A luglio ci sarà il quarantennale del vostro straordinario successo. Avete in programma qualcosa? Ci puoi Ma anticipare guarda, qualcosa? ma per anticipare, dovrei farti un elenco di tutti gli inviti che abbiamo avuto. Avremmo avuto una quindicina di inviti da tutte le parti, in primis da Alassio, perché quel gruppo lì Certo, partita Alassio. partì da Alassio, per poi andare a Vigo, poi da Certo. Vigo a Barcellona, poi da Barcellona a Madrid. Questo è stato tutto il nostro percorso. Per cui partì da Alassio, per cui diciamo il comune di Alassio già ci ha invitato, poi abbiamo già registrato un film documentario che non so se andrà a Venezia, la Mostra di Venezia, è un film dove praticamente saremo rappresentati tutti e racconta la nostra storia, ma poi tantissimi inviti
a Vieste, anche nelle Puglie. Qui da noi, in provincia di Foggia, sul Gargano. A Vieste, ci hanno Sì. invitato a Vieste e ci hanno invitato a Lignano Sabbiadoro, ci hanno invitato a... Ma ti potrei fare, guarda, Certo, non perché mi ricordo, un elenco per farti capire che... avete meritato di entrare nella storia, Ma non lo Fulvio, con so, quello è stato Bearzot. un mondiale... Sì, ma è stato un mondiale... Ma sai, i più giovani non se lo ricordano, non era l'epoca Certo. dei social. Noi stiamo adesso parlando Sì. io e te, pensa, attraverso due monitor, io col cellulare addirittura perché sono a Napoli, e questa è un'epoca diversa, un'epoca Diversa. nuova dove pensa se avessimo avuto i social con Zoff che si filmava il selfie con la Coppa del Mondo in mano. Io già me le Bellissimo. immagino, già me le immagino. Certo. Oppure magari abbracciavamo Pertini e facevamo un selfie con Pertini tutti insieme. Invece no, le immagini sono rappresentate nei nostri ricordi, nel museo, nella storia, nelle immagini televisive, perché allora dominava la TV. Però invito tutti ad andare a rivedere quelle immagini, perché quella è stata un'impresa straordinaria. Io ho avuto la fortuna, attenzione, di far parte di quella, di quelle... Di Di quel quel gruppo lì gruppo che era straordinario. straordinario. Fulvio, io ti ringrazio, è stato un onore per Mitico Channel, per me, parlare con davvero un calciatore che ha scritto pagine indimenticabili, la storia autentica della nostra nazione, dell'Italia e anche naturalmente la storia sportiva, Io ti calcistica. ringrazio, sei troppo È la verità. gentile, non esagerare, però quando vuoi sono a disposizione, se vuoi parlare di calcio, non c'è nessun problema. Grazie di cuore a Fulvio Gra Collovati che è stato con noi di un abbraccio a Contropiede. tutti voi e forza Foggia, mi raccomando.